Ciao a tutti, voglio parlare in questo video di un fenomeno che si sta diffondendo abbastanza a macchia d'olio, il fenomeno delle cinquantenni mal maritate in cerca d'amore. In cerca d'amore spesso nel web e di amore virtuali, altre volte di amori reali. Il problema che vivono queste donne è che essendo sono mal maritate, ma in qualche modo sono legate al marito, nel senso che non c'è più la passione, non c'è più, diciamo, l'attrazione, ma ci sono le bollette da pagare, c'è il mutuo da pagare, ci sono magari dei figli, per cui restano vincolate. Ci sono problematiche magari economiche che li impediscono, o comunque la fatica di lasciare la strada vecchia, diciamo, per intraprendere una nuova. Il problema di queste donne è che cercano l'amore. Questo è il problema, è che degenera sofferenza, perché di sesso ne trovano, ma già è difficile, diciamo, di per sé trovare l'amore in una condizione di single. In una condizione di malmaritata, diciamo, la ricerca d'amore diventa ancora più difficile, anche perché poi gli uomini con i quali interagiscono sono soprattutto vecchi libertini, diciamo, spesso anche loro sposati o comunque anche single, ma libertini, in cerca di avventura, in cerca di sesso. Quindi la ricerca d'amore si va a interfacciare con la ricerca di sesso. E è ovvio che poi la sofferenza maggiore si ha quando queste donne si innamorano, magari. E possono anche generare sofferenza se di loro si innamora, ad esempio, un uomo single che vorrebbe magari una relazione, però poi è ovvio che quando dall'altra parte si rende conto che c'è diciamo, un marito, anche se, come dire, soltanto d'etichetta, ci si tira indietro. E invece quelli che vengono avanti, diciamo, sono solo ed esclusivamente quelli che cercano sesso. Quindi per la cinquantenne malmaritata è difficile trovare l'amore. È difficile trovare l'amore, può trovare sesso, ma questo la svilisce perché la fa sentire un oggetto. Lei di fatto poi si sente un oggetto sessuale. Col marito non c'è più il sesso, ma lei vorrebbe vivere il sentimento. Quindi entra, come dire, in una sorta di come dire, paradosso dal quale è veramente difficile uscire. E qui deve fare il salto se vuole venirne fuori. L'unico modo per venirne fuori sono due le possibilità: o accetti tranquillamente di viverti delle storie di sesso e metti una pietra tombale sull'amore, oppure fai il salto, lasci il marito e cerchi allora di trovare una relazione sentimentale che possa darti un appagamento, altrimenti diventa tutto difficile e poi la parte emotiva vede questo per farti abbassare la stima, farti vivere i sensi di colpa, farti sentire, diciamo, inadeguata come femmina, inadeguata come donna, e tutta una serie di cose che magari hai latenti, ma questo tipo di relazione tendono a slatentizzare anche molto rapidamente. Bene, per questo video è tutto. Ti ricordo che il 24-25 giugno terrò a Savona un seminario su ipnosi regressiva, vite precedenti, seduzione, PNL. 24-25 giugno, Savona. Se sei interessato o interessato, il riferimento è il 333 1511 703. Ti ricordo inoltre di iscriverti al canale YouTube perché potrai vincere dei corsi gratuiti con me. Ciao!